Ragazzi, benvenuti a tutti da Roby Ultras. Siamo in una fase di torneo Master League davvero molto entusiasmante. Guardate la classifica, arriviamo da tutte vittorie nelle ultime 4-5 partite. Non perdiamo dalla seconda giornata di campionato, se non vado errato, dalla seconda di ritorno andiamo su. Ecco, da contro l'Atalanta, vedete, poi pareggio con la Juve. Pareggio col Napoli, vittoria a Brescia, vittoria con lo Spezia, vittoria con l'Udinese, pareggio col Bologna, vittoria in extremis con la Roma, molto bestemmiata questa partita qua, purtroppo. Poi vabbè, col Torino abbiamo sofferto, poi all'ultimo siamo riusciti a segnare e con la Sampdoria anche sofferenza, però siamo riusciti a vincere. Siamo alla 31esima, capite bene che dovessimo vincere anche questa. Andremo a 54 punti. Un eventuale rallentamento dell'Atalanta, Milan, Inter e Fiorentina non ci proietterebbe solo per un sogno Europa League, ma bensì anche Champions. Però piedi per terra perché gli Hellas giocano molto bene. Dobbiamo vendicare le sconfitte dell'andata e soprattutto l'eliminazione nel derby di Coppa Italia. Mamma mia. Siamo messi così, con le divise sono queste, vediamo un po' se c'è qualche altra divisa un po' da mettere la nostra divisa. Io lascerei questa a loro e giocherei con questa qua io. Gioco con questa. Bene, facciamo lo stadio, si gioca in casa, qui spacca tutto e andiamo al calcio d'inizio. Vi ricordo che non so se porterò ancora una serie col Chievo, non lo so, vedremo, vedremo. Se, chiaramente se andiamo in Europa sì, perché allora si può puntare poi anche magari un eventuale scudetto con eventuali rinforzi, perché chiaramente se vai in Europa prendi soldi e quindi si può pensare a cedere e a comprare giocatori più forti, perché sicuramente in Europa ci va giocatori più forti. Marcantonio ovviamente godi. Tutto pronto per questo derby e si parte con Lopez per Torres, gira la palla a Van der Velde, Tosic, attenzione che Verona pressa molto alto, Van der Velde, Osvodogan e subito Verona falloso e primo cartellino giallo, brutto fallo, brutto brutto fallo su Van der Velde, l'olandese. Si riparte con Mirante che va a toccare la palla per Osvodogan, non c'è spazio, allora si torna indietro. Mirante, pallone a Tosic, girato da questa parte per Calderone, fa andare Mario Fernandez, pallone a Niambò, molto bene, ancora la palla verso Calderoni, che effetto questo cross, molto bello Lopez, mamma mia, gran tiro al volo, ma che parata anche. Rivediamo gran cross di Calderoni che si propone spesso, buon acquisto questo ragazzo qua, gran tiro di Lopez, mamma mia, le manone del portiere dell'Hellas, dicono di no, un attaccante forte preso dalla primavera, Fernandez, pallone ancora a Calderoni, la tiene lì, poi si gira, la palla la mette in mezzo, libera il Verona. E allora Van der Werf sbaglia tutto, attenzione alla ripartenza dell'Hellas, Kalinic che ci ha punito in Coppa Italia, pallone ancora in mezzo, attenzione Kalinic, chiude le porte Van der Werf. E allora subito in avanti a Fernandez, la palla a Torres, bravissimo, la gira per Sergio Lozano che si fa rivedere, pallone in mezzo, colpo di testa a rischiare l'autorete e Monti Po la mette lì, 0-0, rilancio ancora di Monti Po in avanti, c'è Tosic, la palla all'indietro, Tamezze, poi Rueg, palla, attenzione a Simeone, deve uscire qua il portiere del Chievo, esita l'uscita e riparte però Torres. Intercetta tutto Tamezze, chiuso da Fernandez, pallone in avanti a Niambò, Niambò controllata vista, pallone in mezzo ancora Lopez, poteva conquistarla Montipò,
Davidovic, verso Kalinic, Tosic, la mette lì, poi ancora Chievo, e poi Verona risponde, attenzione, la palla in mezzo, dobbiamo raddoppiare subito, attenzione, mamma mia, allora ripartiamo, andiamo avanti, Lozano, Lopez, Fernandez, incrocia bene ma sbaglia il passaggio. Montipo allora che rilancia, colpo di testa, la palla rimane lì, il colpo di tacco troppo frettoloso. E allora Montipo ancora a rinviare, ma grande Chievo, sta giocando veramente con una cattiveria consistente. Pallone in mezzo, Fernandez, ora c'è il gol, mamma mia, ma dove l'ha messa? Esultanza di Mister Capobianco, mamma mia. Ma questo è un fenomeno, mamma mia, che gol! Ma è impossibile segnare da lì. Cioè, io è la prima volta che vedo, da quando gioco io alla Master League, negli ultimi 5-6 stagioni, segnare un gol così. Le altre non me le ricordo. Cioè, boh, ha rallentato con una finta al difensore, l'ha piazzata. Mamma mia, che vittoria se dovesse arrivare questa. Van der Werf ancora, la mette giù. Però calma, calma. E poi ancora Lozano, Torres, Lopez, Fernandez, gioca benissimo, Chievo sta giocando bene, ancora Mario Fernandez che accelera, parte questo tiro, e la parata di Montipò, la parata di Montipò, la rinvia a cercare Tamese, c'è Torres, lo disturba, ancora Tamese, Ongla, per Kalinic, Tosic non ci arriva, allora Simeone che quest'anno dal Verona è andato via, attenzione Tamese, palla in mezzo, Tamese ancora, attenzione, e viene tolto il pallone subito, ancora Lopez, il pallone verso Niambò, la tiene lì e fa andare Fernandez, vince in corsa, mette in mezzo, Niambò, fuori, niente, mamma mia ragazzi, mamma mia, veramente qualcosa di eccezionale questo giocatore. Chievo che sta meritando il vantaggio, sta giocando una super partita, un super derby. Ancora Montipo al rilancio, Wanderwerf, scusate, non Wander, pallone messo giù ancora da McLean che allarga l'inglese dall'altra parte per Rueg, finta, pallone a Tamese, tre quarti del Chievo, lancio in avanti, dovrebbe essere lunga, ma riesce a agganciare, ma non la tiene, e Mirante che chiama tutti a salire, e allora Tosic, attenzione a fare sti palloni corti, Vanderwerf ancora, messo giù, mamma mia, e allora si riparte ancora con Oshodogan, tocco male, male, la palla ancora da questa parte, deve rientrare Osho, attenzione a McLean, è più veloce, McLean, non è fallo dai, ma ha preso la palla in pieno, ma che cazzo dici dai? Ma dai, cominciamo, che poi gli abbia fatto male, ma è involontario. Guardate, è entrato sul pallone, ve lo faccio rivedere. È incredibile, vediamo però. Palla piena, ma non scherzare. Ma dai, ma non è fallo quello lì. Vabbè. Caprari, attenzione. Anche lui è andato via dal Verona quest'anno, colpo di testa a liberare. E allora si deve andare al raddoppio, fatto bene, fatto bene. Attenzione Torres, non ci arriva, allora Reitus, Caprari che si gira bene, attenzione la palla qua, il tiro fuori, mamma mia, Simeone fuori. Quanta fatica in questa Master League ragazzi per fare ciò che stiamo facendo. Quasi un miracolo da come eravamo partiti al girone di ritorno. Ancora Shodogan, l'allarga da questa parte. Ancora Verona che però non sale. E quindi Shodogan può andare. Pallone messo bene per Lozano che può andare al cross a Lopez. Mamma mia.
Il colpo di testa, la palla rimane lì. Osho, carica il sinistro. E l'ha parato. Di Montipo, 42esimo. Rilancio ancora del Verona, ma chiude bene il Chievo. Dobbiamo rientrare. Palla fuori. Oggi il Verona sembra non esserci. E allora recupera ancora Calderoni. La palla per Tosic, ancora Calderoni. Ancora Tosic, centralmente per Torres. Tocco d'esterno per Fernandez, fa viaggiare adesso Lopez, rilancia verso Niambò, colpo di testa, ma recupera ancora il Chievo che pressa molto bene oggi la palla, grande partita del Chievo. Fallo, calcio di punizione, è un derby, è un derby. Qui non ammonire però, Zorro, non ammonire, stronzi. Calcio di punizione. Per il Chievo Verona, ma io ci voglio questo signore qua, vediamo se c'ha il destro lui, se destro parte Mauro Fernandez, boh! Grande parata di Montipò, mamma mia che calcio di punizione ragazzi, a giro, padone, che parata Montipò, bravo, si riparte con l'altro Fernandez, pallone Calderoni, la tiene lì Calderoni, deve rientrare, è tutto buono, mette in mezzo, Gnambo! Alto! Santo Dio, alto! Scusate che guardo un attimo il messaggio del signor David. Ok, dopo l'ascolto, Davide, un attimino che finisco sta partita. No, ho sbagliato. Scusate, arrivo subito ragazzi. Ok, allora andiamo a vederci intanto i giocatori se sono stanchi, direi proprio di lasciare tutto così. Si rientra in campo e si riparte con il Verona, Sutalo verso Kalinic, oggi assente, Sutalo. Rilancio in avanti, ma c'è sempre Van der Vaart che disturba, la palla rimane lì, Oshogbani. Bella questa palla in avanti, ma nessuno che ce la pensa di arrivare. Attenzione, attenzione, Caprari. Grande intervento di Gunner, giudicato fallosa. Voglio proprio vederlo. Eh sì, questo è fallo. Questa è una posizione brutta. Attenzione a Caprari. Parte il tiro, la barriera. Esce Oshogbani. Bellissimo il lancio verso Gnambò, attenzione che incrocia Lopez, Lopez, Gnambò tiene palla e questo è fallo, niente, non viene fischiato. Allora il Verona, Tamezzi, attenzione, indietro, indietro, indietro. Pallone verso Rueg, Rueg, c'è Calderoni che si ferma e lo ferma bene, e lo ferma bene, allora andiamo, Gnambò, Lopez, Lopez. Mamma mia, guardate che fallo, e li facciamo anche noi, così almeno spezziamo il gioco. È rotto il cazzo, ammonizione che inciderà sulla prestazione del gol di Fernandez. Sempre 1-0 per il Chievo, sarebbe un altro risultato importante in vista della qualificazione all'Europa. Che sia cosa sia, pallone del Sagnambo, la palla da questa parte, prova a salire, bellissimo lancio verso Lopez, mamma mia, non tipo, va al rilancio, bellissimo colpo di testa, lasciato libero Gnambò, incrocia ancora Lopez e non passa la palla, mamma mia, Tamezze. Colpo di testa, pallone che rimane lì. Grande, grandissima prestazione del Chievo, la più bella partita di quest'anno. Van der Vaart, ancora la palla verso Oshogbani. Manovra bene adesso Chievo. Pallone indietro, bravo Lopez. Il lancio adesso verso Niambo. La palla messa lì, ma grande ancora Fernandez. E poi la palla nelle mani di Montipò. Ragazzi. Rilancio ancora di Montipò, palla che rimane lì, Tosic non ce la fa rialzarsi su Simeone e allora Lazovic e poi Ungawa,
La palla che rimane lì, attenzione al tiro del Chievo. Tiene lì Calderoni e va a allargare adesso il gioco il Chievo. E dobbiamo salire, e dobbiamo salire. E allora, pallone lanciato bello nel movimento per Lopez, che si allarga come esterno. Arriva da questa parte, Oshogar la mette in mezzo, Fernandez! Mamma mia, cosa ha preso un tipo. Rilancio ancora del Verona. Partita che non ha un attimo di rilassamento. Ancora verso Torres la palla, poi facciamo andare indietro, molto bene. Calderoni, Fernandez che la va a mettere in mezzo subito, colpo di testa di Sutolo che libera. E poi Lazovic, preso dal panico, riconquista la palla al Chievo, grandi applausi uscirà. Poi Fernandez, messo giù qua. Oh. Attenzione. No, 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 mamma mia, c'era fallo però là prima arbitro, e dai, e dai, madonna che fallo. Cambio nelle file dell'Elche, Anrak entra, esce Caprari, entra Anrak, non sto vedendo tanto bene il centrocampo, sono un po' stanchi. Facciamo entrare Gonzalo Metilli, togliamo, mettiamo un po' più di velocità davanti. E quindi mettiamoci Dicco, facciamo uscire anche Fernandez che è, diciamo, Ferreira. Andiamo, andiamo, andiamo Chievo, vamos. Entra Bolla al posto di Tamez, attenzione agli angoli. Verona buoni saltatori, mamma mia. Palla che vediamo se arriverà fuori. Bravissimo Vanderlei, bravissimo. Senza fallo, lui è già ammonito, attenzione. Molla la palla rubata. Pallone in mezzo adesso da questa parte. Bravissimo. Oh, Shotogun, palla indietro. Dai, non facciamo tanta melina. Allarga sto gioco. Bello, adesso il pallone per Gonzalo, Mettili. Pallone in mezzo, Niambò, Niambò. Ancora Metilli che adesso può andare, la può mettere in mezzo per Dicco. Madonna, era quasi seduto, oltre qua, quasi seduto. Cosa cazzo ha preso? Incredibile sto portiere, forte. Guardate, era quasi battuto, si stava sedendo, poi colpo di reni e la manona che dice di no. Allora la corsa di centrocampo, a centrocampo il pallone Shadowgun la mette subito al centro, il tiro, Madonna Lozano, perché? Perché Lozano? Porca miseria, chiudevamo la partita, attenzione perché adesso il Chievo, il Verona ci crede, attenzione a questo inserimento di Lazovic, Madonna, Madonna Mirante, ci salva il risultato, attenzione a questi errori. Attenzione a questi errori, perché questi ci silurano, eh. Lazovic mette in mezzo questo pallone, colpo di testa, la palla fuori. Mirante gli dice a Torres, stai attento, quello è tuo. Cazzo fai in due sul palo? Ditemi che cazzo fate in due sul palo. Le seghe. Tosic. Os Calderoni. La palla ancora, prova a salire Tosic, prova, 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 c'è spazio, il tocco adesso verso Gamboa, Ferreira, niente da fare. Chiude subito. Madonna, grande Wanderers. E poi la palla, no, Calderoni, no, 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 sti errori, tienila lì, sei da solo. Arriva Torres, Simeone subito chiuso da un grande Torres adesso. Fallo brutto qua. Fallo brutto, allora Niambò. Niambò, Niambò tiene palla. Tiene palla. Prova ad andare via. Ancora un fallo, stavolta ce lo fischia. E stavolta c'è.
Rueg molto nervoso oggi, giocatore dagli Hellas. E allora adesso si va da Lozano che batte all'indietro. Ha fatto bene, ha fregato tutti. Mirante che si propone in avanti. Mirante, pallone allargato, molto bene. Fanno gli 1-2 sulla fascia. Deviata la palla, è buona per Oso. Bella la palla per Dico, lo stop per il tiro deviato. E la palla a Montipò. Siamo a 3 minuti di recupero, ragazzi, buttare lungo il pallone, eh. No, Simeone! Questi c'hanno più culo che anima. Pareggio immeritato. Pareggio immeritato. Abbiamo sbagliato il movimento e allora proviamo a fare gli ultimi minuti. Ma che due coglioni, Cristo. Andiamo così, dai. E allora la palla adesso tutti avanti, tutti avanti. Pallone in mezzo ancora, fallo, calcio di punizione, l'ultima occasione per il Chievo. L'ultima occasione per il Chievo. Che palle, zio, fa, che palle. Dai Lozano, pallone in mezzo, la palla arriva a Lozano, niente deviato, ma finisce la partita qua, 1-1, immeritato il pareggio del Verona, avete più culo che anima, te lo dico io, vabbè, mi sa che con questo pareggio, ciao Europa. Chievo Verona, 31esima giornata, 1-1, Milan Sampdoria 2-0, perde ancora il Toro, 1-0 per il Torino, per l'Atalanta, Juventus Roma 4-1, Napoli Bologna 1-1, Brescia Udinese 1-4, Inter Spezia 3-0, Cagliari Lazio 3-1, Fiorentina Sassuolo 0-0, Genoa batte Venezia 4-2, la classifica, siamo ancora aggrappati lì, siamo ancora lì. Siamo ancora lì, incredibile. Se vincevamo, madonna. Staccavamo la Lazio di 5 punti. Vabbè. Juventus ormai credo campione d'Italia, 68 punti, Atalanta 60 e via via tutte le altre, come vedete, veramente Torino sta rischiando davvero qualcosa di incredibile, eh. Sta rischiando veramente la Serie B. Va bene, ragazzi. Adesso è tutto, andiamo a vederci le nostre principali antagoniste per l'Europa, non pensiamo preliminari di Champions, guardiamo il calendario della 32esima giornata, Lazio-Chievo, 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 Verona-Milan, Sampdoria-Atalanta-Torino-Juventus, mamma mia, Roma-Napoli, belle partite, Bologna-Brescia, Udinese-Spezia, Sassuolo-Cagliari, Venezia-Fiorentina, Genoa-Inter. E qui ci andrebbe un pareggio e una sconfitta della Fiorentina, perché poi con i Viola mi sembra che dobbiamo ancora giocare, non vorrei dire cazzate. Abbiamo. No, eh sì, dobbiamo ancora giocare, non mi ricordo l'andata a 3 giornate dalla fine quant'era finita, andiamo a vederla subito. Avevamo vinto noi 2-1, buono, e allora anche un pareggio e parità di punti andremo in Europa noi. Vi ricordo che dobbiamo sperare che non vinca la Coppa Italia la Roma o il Torino, perché sennò ci andrebbero Fiorentina e Roma o Torino. Non lo so chi va in Europa League, non so quante ne vanno, ma forse tre. La vincente della Coppa Italia più la quinta e la sesta, se non vado errato. Vabbè, ragazzi, è tutto e ci rivediamo. Una partita veramente da mille e una notte, perché attenzione. C'è da dire anche questo, se la Fiorentina perde, Chievo e Lazio pareggiano, vince il Napoli si rilancia per l'Europa. Roma e Genoa ormai secondo me sono tagliate fuori. Va bene, ciao a tutti, ci vediamo all'Olimpico per la Lazio contro il Chievo. Ciao!